L'ippocastano, Aesculus ippocastanum, è una pianta della famiglia delle ippocastanacee. Dall'azione vasocostrittrice e decongestionante è utile per la salute dei reni e delle vene. I semi e la corteccia dell'ippocastano contengono saponine, la cui miscela è chiamata escina, glucosidi cumarinici e triterpenici, tra cui l'esculina, procianidine, tandini, flavonoidi, amidi e grassi insaturi. L'escina in particolare rappresenta il principio attivo più importante. E insieme ai flavonoidi, sostanze universalmente note per le loro proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e vasoprotettive, conferisce alla pianta proprietà antiedemigena e vasocostrittrice. Infatti, questo prezioso principio attivo è in grado di ridurre l'attività dell'elastasi e della ialuronidasi. Due enzimi che attaccano l'endotelio dei vasi e la matrice extracellulare, indebolendone la struttura. Riducendo l'attività di questi enzimi, i vasi riacquistano la normale resistenza e permeabilità. Gli estratti di ippocastano sono ampiamente utilizzati nel trattamento delle malattie rettali, come emorroidi e raga di anali. E in tutti i disturbi circolatori, nelle condizioni di insufficienza venosa periferica e nelle sindromi flebitiche. I sintomi dell'insufficienza venosa cronica includono la comparsa di un senso di pesantezza, gonfiore e prurito alle gambe, spesso accompagnato a crampi notturni. L'azione capillaroprotettiva e decongestionante si esplica nel miglioramento dell'attività del microcircolo mediante la riduzione della permeabilità dei capillari, favorendo così il drenaggio linfatico. Un minore ristagno di sangue in periferia significa gambe meno gonfie e pesanti. E costituisce un'ottima azione preventiva contro la cellulite e la fragilità capillare. Anche il gemmo derivato, ottenuto dalle gemme dell'albero, viene utilizzato per la stasi e congestione venosa. Svolge un'azione vasoprotettrice, flebotonica e antinfiammatoria. Ma il suo meccanismo d'azione è simile ad un salasso incruento. Perché l'effetto decongestionante avviene anche mediante il miglioramento della funzione circolatoria alterata. E ciò permette un miglior deflusso ematico dai vasi venosi congestionati. Favorisce l'aumento del tono venoso, contribuendo al restringimento delle varici dilatate e tortuose. Può migliorare la microcircolazione, oltre ad avere proprietà antiemorragiche. E possiede proprietà riparatrice, in edemi ed ematomi di origine traumatica o allergica. Combatte la ritenzione idrica di sodio e cloruri, stimolando la diuresi attraverso un'azione drenante. Non ci sono importanti controindicazioni nell'assunzione dell'ippocastano, se non in caso di ipersensibilità verso uno o più componenti. Se ne sconsiglia l'utilizzo durante la gravidanza e l'allattamento. L'ippocastano contiene anche cumarine. Queste hanno un'attività antitrombotica. Perciò sono possibili interazioni con farmaci antiaggreganti o anticoagulanti. L'ippocastano può arrivare a 25 o 30 metri di altezza. Presenta un portamento arboreo, elegante e imponente. La chioma è espansa. Raggiunge anche gli 8 o 10 metri di diametro, restando molto compatta. L'aspetto è tondeggiante o piramidale, a causa dei rami inferiori, che hanno andamento orizzontale. La corteccia è bruna e liscia. E si desquama con l'età. Le foglie dell'ippocastano sono decidue, palmato-settate, con inserzione opposta, mediante un picciolo, di 10 o 15 cm, su rametti bruni o verdastri, e leggermente pubescenti. Il margine è doppiamente seghettato. La nervatura risulta ben marcata. Sono di color verde brillante nella parte superiore e verde chiaro con una leggera tomentosità sulle nervature in quella inferiore. I fiori sono ermafroditi a simmetria bilaterale, costituiti da un piccolo calice a 5 lobi ed una corolla con 5 petali bianchi, spesso macchiati di rosa o giallo al centro. Riuniti in infiorescenze a pannocchia di grandi dimensioni, fino a 20 cm di grandezza e 50 fiori.
I frutti sono grosse capsule rotonde e verdastre, munite di corti aculei, che si aprono in tre valve, e contengono un grosso seme, o anche più semi, di colore bruno lucido, che prendono il nome di castagna matta. Hanno sapore amaro, e sviluppano un odore molto sgradevole, durante la cottura. Originaria della parte settentrionale della penisola balcanica, in Albania, in Jugoslavia meridionale, in Bulgaria orientale, in Grecia settentrionale. Oggi è coltivato e diffuso in tutte le zone temperate dell'Europa. Dalla pianura, fino a 1200 metri di altitudine. In Italia, è diffusa in tutte le regioni. Soprattutto in quelle centro-settentrionali. Longevo e rustico, tollera le basse temperature, e non ha particolari esigenze in fatto di suolo. Anche se cresce meglio nei terreni fertili. È poco resistente alla salinità del terreno. E gli agenti inquinanti atmosferici, ai quali reagisce, con arrossamento dei margini fogliari, e disseccamento precoce della lamina. L'ippocastano, è un albero antichissimo. Probabilmente, un residuo dell'era terziaria. Data la somiglianza tra i frutti suoi e quelli del castagno, gli antichi certamente tentarono di mangiarne i frutti. Ma ben presto rinunciarono, poiché i frutti dell'ippocastano, cioè le castagne d'India, sono tossiche per l'uomo. Al contrario, alcuni animali selvatici consumano la castagna, che viene soprannominata matta. Sull'origine del nome, dal greco ippo, significa cavallo. E castanon, castagna. Sono state fatte molte ipotesi. Si dice che i cavalli mangino le castagne d'India. Ma questo non è vero. Anche se si racconta che i turchi dessero la polvere derivante dalle castagne d'India ai cavalli per guarirli dalla tosse. È stato introdotto a Vienna nel 1591 da Charles de Lesclos. E a Parigi, da Bachelier, nel 1615, come albero ornamentale. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e iscriviti al mio canale.